E quando sembrava fossimo usciti dall'hype dei giochi di Sonic, ne arriva un altro. Così. Ok ragazzi, a quanto pare è stato annunciato un nuovo Sonic, così, per mobile. Quindi, insomma, sono curioso. Non mi aspetto molto perché, essendo un mobile, è comunque un gioco mobile. Tra l'altro sono anche 30 secondi di trailer, quindi chissà cosa vedremo, se vedremo tante robe e tutto. Non so neanche lo stile del gioco, ho visto solo la locandina che è molto particolare, ma su quello ci arriviamo. Però adesso voglio vedere un attimo il trailer con voi. Ok, eccolo qui. Mettiamo le cuffie e si parte. Ehi, eccoci qua. Premo play e via. Visto l'animazione. Oh, carina l'animazione. Perché fanno un... Oh! 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 Ma... Ah, tra l'altro il 5 dicembre 2023, ma... Ma ragazzi... Ma che roba? Cioè... Guarda qua. Cioè, lo stile è particolarissimo, a parte questa animazione che è strafiga. Ma poi, wow! Cioè, sembra un dream. Beh, sì, effettivamente è un sogno. Ma quindi è un titolo in 3D. È un titolo in 3D. Sì. Tra l'altro la Jumble non è neanche quella di Forces o di Frontiers anche. No, è una nuova. Ma, cioè, non è neanche Endless Runner, è proprio un 3D effettivo per mobile con mondi aperti. Ma che roba! Guardate che bello! Qui è bellissimo! È bellissimo! Wow! Non so, cioè, non me l'aspettavo più che altro. Così. Oddio. Cioè, sì, vedete, ci sono tipo questi elementi, sembrano mezzi giocattolosi, poi tutta questa atmosfera, cioè dà un po' vibes di Lost World, sì, però sì, un po' più articolato, come dire, e non mi dispiace affatto, sì, palese comunque, guardate, sono delle palme giocattolo, letteralmente. Carino, carino, poi bisogna vedere un attimo, sì, poi, cioè, sono apertissimi, mi sembrano apertissimi i mondi, credo. Oddio. E c'è Rouge. Rouge. Adesso l'ho vista. Boss, vabbè. Pure qua un boss. Ok. Raga. Top. Poi chi è questa? Chi è questa? Boh, vabbè. È sempre Arknight comunque questo gioco. Sì, come per Forces, Speed Battle e Dash. Più che altro ne avevano parlato all'incirca. Ieri c'è stato un mini teaser. Pensavo fosse per Speed Battle, invece no, a quanto pare è un nuovo gioco mobile. Raga, figo, figo proprio, figo. No, aspetta. No, aspetta. Unisciti a una corsa contro il tempo per fare il Dottor Eggman. Ah, i sogni del Dottor Eggman. Sonic Dream Team arriva il 5 dicembre, ok? Esclusiva Apple Arcade. Bro. Perché? Cioè, scusami, però adesso va bene tutto. Avete fatto il mobile game, che non è finalmente un Endless Runner. È un gioco effettivamente in 3D, vedete, potete andare in giro, fare quello che volete. Ci sono queste acrobazie fighissime. Cioè, sembra anche più o meno un based di Frontiers a momenti, quindi veramente figo. Fate tutta sta roba qua, e poi... Boh. 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 Ditemi voi. Cioè, non lo so. Ma, vabbè. Fatemi riprendere un attimo. Ok, ragazzi, eccoci su Twitter. Guardiamo un po' le info del gioco. Sono un po' raffreddato, quindi se sentite la voce un po' strana è per questo motivo qua. Per esempio, andiamo su Sonic Stadium. Che, oddio, sì, c'è qualcosina. C'è qualcosina. Ok. Allora, vediamo un po'.
È un platform in 3D e si usano diversi personaggi. Ma cioè, boh, raga, cioè, potete fare una cosa del genere e metterla esclusiva su Apple Arcade? Adesso io ho la fortuna di avere un iPad, quindi quando uscirà il 5 dicembre sicuramente ci gioco e ve lo porto pure, cioè, vi faccio magari un gameplay, non so cosa farò, magari una live, boh, qualcosa. Ci penso, ecco. Però, cioè, comunque sia, ma perché bloccarlo su questi dispositivi? Comunque non sono dispositivi molto economici, eh. E tra l'altro è anche dietro un abbonamento. Quindi proprio, bah, non la capisco questa cosa. Perché, lo dico perché onestamente sembra davvero bello in realtà. E quindi mi dispiace che sia bloccato davanti, cioè dietro a questo abbonamento qua. Non ha molto senso. Però vabbè, sì, comunque come vedete ci sono letteralmente tantissime robe. Tipo vedete, sembra molto giocattolo. Questa cosa, passatemi il termine, tipo oddio, di gomma, ecco, meglio dirlo così. Sì, è molto 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 carino. Mi ricorda per certi versi Speed Simulator un po', quello di Roblox, leggermente. Non è un insulto, è semplicemente perché il livello di open è quello. E sembra anche onestamente più aperto di Frontiers, posso dirvi? Potrei fare questo paragone azzardato. In realtà sì. Cioè, Frontiers comunque aveva un sacco di piattaforme e tutto, le ha tuttora, cioè non è che non ce le ha, sparse qua e là. Questo invece è molto più, vedete, c'è questa cosa per fare la rampa, ho preso il microfono, dicevo, la cosa per fare la rampa in cui puoi effettivamente volare e penso a quel punto riatterrare. Non ho visto lo spin dash, però credo a questo punto che ci sia, perché ci sta a metterlo, soprattutto in questo contesto, nel senso. E quindi, vedete, c'è pure Rouge che ha uno stile tutto suo, cioè vola e tutto. Knuckles non si è visto ancora volare. Credo che lui possa planare più che volare, perché ovviamente per ovvi motivi. Amy non si è vista, mi pare, di moveset, cioè si è visto solo che corre. Bel modello, tra l'altro, proprio belli i modelli. Anche lui ha un modello, allora è più semplice, ovviamente low poly rispetto ai modelli dei giochi, però mi sembra anche ovvio, nel senso è un mobile. Però ha anche gli aculei lunghi. Cioè, a questo punto, letteralmente, sono i giochi che li lasciano solo con gli aculei corti. Ma allora, dai, al prossimo gioco, lasciamo che non vada più al barbiere. Come si gioca a Cream? Eh beh, volerà, penso, come Tails. Che figo. In realtà, credo che la distinzione sia abbastanza palese. Cioè, se guardate, ci sono questi due in un quadrante, questi due nell'altro quadrante, che in realtà è una specie di rettangolo più che quadrante, quindi, capitemi. E questi in un altro rettangolo ancora, quindi credo che sia semplicemente forza, tra tante virgolette, velocità e volo, una cosa del genere. Sì, un po' come Heroes. Cioè, ah, ce le ha un po' dei vibes da Heroes, onestamente, poco poco. Abbiamo anche qualche altro screenshot, tipo questo che è un boss, ok, carino. Poi ha questa specie di turbo, che in realtà non... Sì, è un turbo sostanzialmente. Questi hanno il design di Heroes, quindi non mi sbagliavo, nel senso che ricordi quello. Oh, guarda che carino il martello che viene sbattuto, carino. Poi guardate tutti questi, cioè, c'è anche il Warren, vedi? Vedi, 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 vedi. Carino proprio, vi devo dire la verità. Poi bisogna vedere anche come andrà giocato, perché... E beh, però sì, sono i sogni di Eggman, quindi ci sta, è giusto che ci sia sta roba qua, circa. Cos'è Eggman Land però, tipo Mista Metropolis, una roba del genere, sì. Sì, direi proprio di sì, guardate un po' pure qui. Sì, ricorda molto Heroes, molto molto Heroes, forse è anche per quello che è tornata Cream. E... oddio, è molto diverso da Frontiers e tutto, l'art style mi piace tantissimo e un po', posso dirvi la verità, credo che abbia un po' più di carattere di Frontiers, nel senso che... Dal punto di vista dell'hardstyle, Frontiers vuole essere realistico. Però, a noi piace questa estetica anche. Almeno a me piace tantissimo. Poi vabbè, forse qua è un po' troppo giocattoloso, tra virgolette. Magari ci vorrebbe una specie di ibrido. Facciamo così. E così siamo proprio allineati. Quindi, vediamo se c'è altro. Ok, abbiamo delle informazioni sulla durata, quindi ci saranno 12 livelli e 4 boss per 4 mondi unici, ok?
Quindi avranno wall running. Ah, 12 livelli per 4, quindi sono 3 livelli a mondo. Ci sta. Va bene. Soprattutto perché poi cambia il gameplay con i personaggi, immagino. Wall running, quindi corsa sui muri. Cambi di gravità e tanto altro. Ah, carino, carino, carino. Ah, la storia c'è pure. Allora, il dottor Eggman insegue un antico device, dispositivo chiamato Reverie. Ok, quindi Frontiers, no. Scherzo, 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 ovviamente. Ha il potere di manifestare sogni dal mondo reale. Quindi, ah, quindi esatto, tu navighi i sogni sostanzialmente di Eggman. È confermato essere esclusiva Apple Arcade. Vabbè. Quindi giocabile su iPhone, iPad, Apple TV e Mac, credo, perché Apple Arcade è anche su Mac, a quanto so. E abbiamo sei personaggi: Sonic, Tails, Knuckles, Sammy, Cream e Rouge. Ok. Hanno un sacco di potenziale. Il fatto è che poi la musica si sembrava anche Teen Ops, e infatti pure qui lo dice. E mi sembra davvero carino, proprio carino, carino. Perché metterlo lì su Apple Arcade? Cioè, piuttosto, non lo so. Trova una specie di compromesso tra il fare qualcosa con microtransazioni e comunque fare un gioco. Tra le altre cose, si è scoperto che il signorino che abbiamo rimproverato nell'ultimo video è a scrivere pure in questo gioco. Sinceramente non mi spaventa questo, ma mi spaventa più che altro il fatto che sia bloccato dietro un abbonamento, un pezzo di lore, perché sì, effettivamente credo che si svilupperà qualcosa, si dirà qualcosa a livello di lore, soprattutto se c'è coinvolto lui che è fissatissimo. E quindi, raga, un po', cioè, vi devo dire la verità, mi dispiace perché comunque, nel senso, spero che non sia come cosa definitiva. Ah, tra l'altro questo è il render, bello! Bello, sembra molto Prime. Vedete la texture? Sì, è un sacco Prime. È un sacco Prime, ma mi piace. Tra l'altro abbiamo altri screen mobile. E sì, effettivamente, oddio, queste inquadrature mi sembrano un po' fatte ad hoc, quindi non so se è gameplay vero e proprio. Però sembra che siano più open zone che livelli. Quindi sostanzialmente zone aperte da esplorare, senza limiti, un po' come Frontiers circa. E vedete, sì, allora questo, guardate qui, questa mi sembra proprio una bussola, sostanzialmente. Sì, se ci pensate, perché infatti qua c'è il traguardo. Qua c'è sempre il traguardo, quindi ti indica dove devi andare o comunque cosa puoi trovare. Quindi sì, è una specie di open zone fatta a cellulare, però anche più carina personalmente, cioè un po' più artisticamente curata, dai, facciamo così. Oh, e questo è un altro look esteso al gioco, vediamo. Ah, qui c'è l'HUD. Ok. Però non vedo comandi, cioè, quindi è supportato il controller perché io godrei in tal caso, nel senso, me lo gioco sul mio iPad col controller e sono a posto. No, raga, sembra proprio bello, 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 bello. Il che mi fa dire perché non è su Android. Mi rompe questa cosa, ve lo giuro. È proprio bellino. È proprio, proprio bellino. E poi tra l'altro esce anche tra un mese. Quindi non manca neanche tanto. E allora, vabbè. Ok. Credo che queste siano per ora tutte le novità, ragazzi. Il gioco comunque a me onestamente piace, sembra davvero davvero carino. La cosa che mi dispiace più che altro è questo fattore dell'esclusività, un po' mi rompe onestamente. Sperando che ritrattino e tornino sui loro passi, perché magari capiscano che non ha molto senso fare una cosa così figa solo su una piattaforma. Fatemi sapere però voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Voglio sentire la vostra su come pensate che sarà il gioco. Se riuscirete a giocarlo, fatemi sapere soprattutto questo. E in caso se siete interessati a vedere un mio gameplay, perché io lo posso portare, ho l'iPad e volendo vi posso far vedere com'è il gioco. Anzi, quasi sicuramente, segnatevi la data, 5 dicembre. Io, come sempre, vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima.